Prosegue all'ospedale Giovanni Paolo II di Policoro la somministrazione del vaccino anti-Covid al personale sanitario dell'azienda sanitaria di Matera che opera nel Metapontino. Mercoledì mattina è stata la volta del dottor Filippo Mele, medico di base e storico giornalista della Costa Ionica Lucana, che ha ricevuto la prima dose del vaccino, rispondendo subito di sì, come aveva annunciato sul suo blog e sui social. Lo abbiamo incontrato fuori dall'ospedale per raccogliere a caldo le sue impressioni. Lo attendevo da tempo, ho detto vaccinatemi. E oggi ti dico subito e dico a chi ci ascolta e chi ci vede che per me è una bella giornata. Chiaramente non solo per me, ma per tutti coloro i quali io vengo in rapporto. La mia famiglia, i miei amici, i miei colleghi di lavoro, i miei pazienti. Io ho 15 pazienti in assistenza domiciliare. In alcune case di questi pazienti ci vado 4-5 volte al mese. Io devo essere sicuro di non arrecare danni a loro e devo essere anche sicuro che loro non arrechino danni a me. È una questione sociale. Vaccinarsi è una cosa etica, morale. Per noi medici di famiglia è anche una cosa altamente professionale e doverosa, direi. Io dico che sono persone fuori dal mondo, fuori dalla storia, fuori dalla nostra epoca. Mi sorprende poi che sono proprio coloro i quali si lamentano delle restrizioni, del lockdown, della crisi dell'economia. Ma come possiamo fare noi a debellare questo nemico invisibile se non utilizziamo l'unica arma che oggi abbiamo? L'unica arma a nostra disposizione è il vaccino. Io ho detto grazie quando mi hanno vaccinato alla infermiera che mi ha fatto il vaccino, ma anche al Servizio Sanitario Nazionale che l'ha messo a disposizione mia, di tutti i miei colleghi e poi anche di tutta la popolazione e alla scienza, che quando la scienza è utilizzata ai fini di bene serve a risolvere i problemi dell'umanità. Grazie ai vaccini non c'è più la polio, abbiamo debellato il vaiolo, tante malattie non sono più così gravissime come erano prima. Nessun sintomo, sto benissimo, spero di stare benissimo chiaramente, come stanno bene tutti i miei colleghi che l'hanno fatto già da 15-20 giorni o da quando è iniziata adesso la somministrazione di questi vaccini in Italia. La situazione del coronavirus a Policoro, io adesso appena finiamo di parlare con te, di fare questa intervista, devo andare in ambulatorio e mettere in piattaforma un mio paziente che ha avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva. Il coronavirus fa paura, il coronavirus è un nemico subdolo, ci sta provocando problemi psicologici, paure, ansie, problemi che riguardano l'economia. Noi dobbiamo sconfiggere questo nemico, lo possiamo sconfiggere solo con questa arma, il vaccino che è a disposizione di tutti e per i quali io invito tutti a vaccinare. Io come medico di famiglia mi dichiaro disponibile da domani, se ci saranno le condizioni tecniche e scientifiche, a vaccinare gratuitamente tutti i miei assistiti. Grazie per il vaccino al Servizio Sanitario Nazionale.